Non una vendetta, ma un ritornare a cercare la propria felicità e spensieratezza dopo mesi pesanti. Così la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha deciso di concedersi del relax tra le braccia di un nuovo uomo. Un nuovo capitolo nella vita di Ilary Blasi. Dopo aver superato molti pettegolezzi che riguardavano il marito, e che si sono poi rivelati veri, e molti anche sul suo conto che non hanno mai trovato alcun riscontro concreto, ecco che invece a riempire le pagine dei giornali c'è la sua ritrovata spensieratezza, almeno per un fine settimana. Dopo la separazione Ilary ha vissuto un senso di solitudine molto grande, sola con le sue sorelle, con la sua famiglia, che le si è stretta intorno, poche amicizie, tra cui Silvia Toffanin, perché alcuni amici della coppia hanno scelto la parte di Francesco Totti. Forse l'ha anche apprezzato questo momento di solitudine, scrive il settimanale Chi, che per primo ha mostrato Ilary Blasi, per la prima volta dopo 20 anni, in compagnia di un uomo che non è l'ex giocatore della Roma. Il fine settimana tra spa e lusso che si sono concessi Ilary e il suo bel Bastian, imprenditore tedesco, è stato a 5 stelle, ben 1.600 euro a notte per un soggiorno da venerdì a domenica. Poi il viaggio di ritorno in Italia ed ecco che è stato fotografato il bacio della coppia all'aeroporto di Zurigo. Bastian è tedesco. Vive a Francoforte. È un imprenditore e lui non sa nulla della vita di Ilary, scrive Chi. Inoltre lei lo segue da pochissimo su Instagram. La relazione è nata da poco. Alcune settimane hanno specificato delle fonti vicine a Ilary. E se Noemi Bocchi sfoggia un grande diamante all'anulare e si gode un giro in quad sulle dune del deserto insieme a Francesco, Ilary è tornata a pensare anche alla sua vita sentimentale dopo aver affrontato la confessione del tradimento in Mondovisione.